Ciao a tutti, oggi siamo con il mio amico Antonio Del Mastro che ha collaborato alla scrittura del capitolo 5 dove si affrontano i temi della videoanalisi applicata alla corsa, quindi alla prevenzione degli infortuni nella corsa e alla descrizione delle modalità di analisi del gesto sportivo della corsa. Antonio è un podologo, ciao Antonio, presentati, dici chi ciao. Sei, che fai, ciao, come ci siamo conosciuti. Allora, io sono un podologo e con Luca ci siamo conosciuti al corso di laurea in podologia e la parte poi che è stata inserita nel libro è stata poi la parte che abbiamo analizzato durante il percorso di tesi. Ci siamo poi appassionati a questo argomento della corsa proprio perché il podologo può avere un ruolo importante anche con altre professioni nella prevenzione e nella cura degli infortuni appunto dei corridori. Esatto, e ci siamo concentrati prevalentemente sul cercare di capire attraverso la letteratura, quindi uno studio prevalentemente di compilativo, e di capire se ci sono differenze o meno tra i corridori che appoggiano maggiormente con l'avampiede e o con il retropiede. E alla fine della fiera la letteratura su questo è molto vaga, vero? Esatto, ci sì. Lascia. Tant'è, diciamo, questo è proprio uno degli argomenti più dibattuti, soprattutto negli ultimi 10 anni, dove ci sono stati numerosi studi, a partire dal 2010 Lieberman aveva pubblicato uno studio fatto su keniani che appunto vedeva come i tassi di infortuni erano inferiori in corridori con impatto sull'avampiede, però in realtà in letteratura c'è molto poco, quindi che certifichi esattamente questo, e quindi appunto abbiamo fatto un po' una revisione della letteratura andando ad analizzare diversi studi ed effettivamente poi non è emerso che vi sono dei tassi di infortuni differenti tra corridori con tecnica di corsa sul retropiede o sul meso avampiede, e quindi abbiamo cercato poi anche di comprendere altre cause. Ed effettivamente forse la tecnica di corsa non è un fattore, o meglio la tipologia di impatto esatto. Non rappresenta un fattore fondamentale ai fini degli infortuni, esatto. O perlomeno è una delle tante componenti esatto. che si vada a sommare all'interno della tecnica, esatto. Esattamente, infatti quello che dimostravamo, quantomeno che abbiamo cercato di portare alla luce attraverso questo lavoro, è esattamente che l'impatto in quanto tale, se non collegato a una tecnica di corsa, giusto, non è esplicativo del tutto, ed è per questo che sono nate quindi le analisi della corsa. Antonio, come utilizzi nel tuo lavoro l'analisi del movimento in senso lato e che tipo di attenzione, dove poni l'attenzione quando hai un paziente davanti? Allora, l'analisi del movimento per me è fondamentale, proprio perché comunque siamo esseri umani che non siamo statici ma ci muoviamo, quindi è fondamentale analizzare il paziente mentre si muove, sia che esso sia sportivo che non. In questo caso abbiamo analizzato pazienti sportivi, e quindi andare ad analizzare il gesto tecnico, quindi della corsa, può essere, anzi è fondamentale, perché ci dà notevoli informazioni che poi abbinate ai test clinici o altre tipologie di valutazioni baropodometriche, ecografiche, ci permettono di avere un quadro più completo rispetto ad una determinata situazione, sia essa patologica o non. Esatto. Patologico o funzionale, certo. E in questo modo quindi apportare migliori interventi terapeutici. Assolutamente, hai riassunto in 30 secondi tutto ciò che c'è scritto in 580 pagine. Bene, grazie mille Antonio, queste altre informazioni le trovate nel capitolo 5 del libro Biomeccanica, principi di biomeccanica e applicazioni della videoanalisi al movimento umano. Ciao, grazie ciao, a voi. Ciao, grazie.